Sono i cimeli di Ettore Petrolini e l'architetto Marsico sta ordinandone una mostra per iniziativa del Circolo Universitario Teatrale. La inaugura il sindaco Rebecchini, ricevuto dal professor Piccolo e da Nicola Ciarletta. Col figlio del grande attore, Silvio D'Amico, Corsi, Frateili, Ceccarius e l'attore Bambi. Compagno, discepolo, collaboratore, Checco Durante. Un applauso si scatenava, era il numero di Salamini. Amleto, Margherita, Nerone, Fortunello e il pendolo guanto di Gastone. In disegni di Bazzi e di Ghiglia sono fermati i segreti di una sera, i personaggi che cimentavano il pubblico in un dialogo sardonico, aggressivo, accorato. Dal teatro la sua arte passò allo schermo. Il suo canto personalissimo e allucinato rivive in questa scena del film Cortile. Frangeva la pietà nel Lazzo, finché il tempo lo fermò nella maschera estrema, comune a tutti i mortali.